Asse-Mazze contro Sampdoria. Siamo nell'inizio del secondo tempo. Risultato per il vantaggio straordinariamente 2-1 la Sampdoria, che dopo aver subito il solito gol dello svantaggio, questa volta si è svegliata sul serio e ha messo due palle in rete. Adesso Muto, l'uomo dotato del miglior tasso tecnico all'interno della squadra. Palla in avanti, spizzata di testa, finisce sul fondo e ormai era già andato, ragazzi. Catone, l'autore del gol del vantaggio provvisorio degli Asse-Mazze. Si riparte da Carlo Coppola, il dribbling di Coppola, poi Muto cerca il passaggio per Catone ed è un grandissimo gol di Emanuele Catone, che mette il risultato su 2-2. Grandissimo gol, che assist di Valerio Muto, che assist. Possiamo litigare, ci chiedo scusa, faccio la pace. Ok, Paola Russo, la mamma di Emanuele Catone. Ok, ringraziamo anche Garofalo. E 2-2 quindi è il risultato. Sampdoria che si è fatta recuperare. Adesso Izzo, il tiro direttamente dal calcio d'inizio, che finisce però sul fondo. Poi Catone interviene con un colpo a scorpione, in pratica. Izzo tocca il pallone Coppola, poi Pastore, ancora Izzo, anticipato Coppola, in uno contro uno cerca il passaggio, poi alla fine non riesce a servire nessuno. Il pallone finisce tra le mani di Daria. Izzo, il tiro, la parata del portiere. Paolo Izzo c'ha il fucile carico oggi. Fallo laterale a favore degli Asse-Mazze. Cafiero sul pallone. Carlo Coppola, ancora Cafiero, poi Garofalo inciampa da solo, perde il suo stesso palla. In avanti ancora la cieca, il pallone finisce sul fondo. Pastore anticipa benissimo di petto, cerca il tiro, colpisce Cafiero, che bomba. Muto, 2 contro 1, Cafiero, il tiro, la parata di Daria. Si serve subito il compagno di squadra, allarga la ricerca di Izzo, poi Cafiero torna sul pallone, infine lo mette in fallo laterale e permette ai suoi di recuperare. Ottimo l'intervento di Garofalo. Izzo, palla al centro, anticipa bene ancora Cafiero, poi Carlo Coppola. Muto, anticipato, il tiro di Martino, poi Daria, sbilenco il passaggio laterale, finisce sul fallo laterale, appunto, chiudiamo qui il collegamento.